Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Questo mercoledì sera, aspetta che desti sulle luci, in modo che ti vedo non così colorata. Valentina Branca, guarda, dimmi. Questa sera lo presenti tu. Mo chi c'è qua? Va chi c'è qua? Va chi c'è qua? Buonasera amici di Casa Peiretti, questa sera ospite Enzo Nasino. Ciao ragazzi, buon mercoledì sera a tutti quanti, Casa Peiretti. Ospite ormai, è parte. Super ospite. È parte di noi, è parte integrante di Casa Peiretti. Ladies and gentlemen, madame, monsieur, messieurs, dames, Valentina Branca. Ciao a tutti, ciao.
Ciao Vale! C'è qualcosa nell'aria stasera? C'è qualcosa nell'aria? Sì, ma sì, sì, sarà che a Luserna starà cambiando il tempo. Ha fatto 3 giorni bello ed sì, è finita l'estate. No, speriamo di no. Beh, appena detto, notte di mezza estate. A parte che dicono che quest'anno l'estate si farà sentire. Sì, eh? Sì, sì. Speriamo. Allora diamo i numeri 011-0601-741 per telefonare qui in diretta. Ricordatevelo, sì, amici, che magari ci state guardando per la prima volta, stavate facendo zapping e dice: guarda questi tre, siamo in diretta, siamo live, potete telefonarci e parlare con la Branca e quando vi ricapita, o parlare con Enzo all'asino. Ma pensa che io pensavo un'altra cosa. Sì, dica. La parola zapping fosse una cosa tipo da orto. La zapping? No, veramente, la zapping, cioè quando la prima volta vedo zapping, che fai? No, sì, con telecomando. Tu faccio sì, il sì. Tu stai troppo con zia Marta. Esatto. Ma c'è stasera, ci sarà. Arriverà, okay. So che arriverà. Allora, l'ho vista prima passeggiare. Bene. Qui, aveva delle ceste in mano, no, non so. Comunque so che questa sera arriverà. Comunque, a parte le telefonate, ci sono anche i messaggi 348 80 40 254. Un messaggio improvviso, questo qua, andiamo a leggerlo. Ciao Enrico Peretti, ciao Valentina Branca, siete meravigliosi. Volevo salutare questi tre grandi musicisti, Daniele Sacco, Alessia Chelucci e il maestro Luciano Bianchini. Complimenti per la serata. Un abbraccio forte forte da Antonio Primicelli di Rivalta. Questo è un messaggio così che è arrivato all'improvviso. Un messaggio all'improvviso. Ma c'è, guarda, nell'aria. C'è. Ma c'è. Prima di continuare, anzi, prima di iniziare, sì, proprio la nostra puntata, facciamo un applauso a Enrico in regia che sta lavorando a Torino direttamente per noi. Adesso arriva un brano della nostra Loredana Bertè e la luna bussò. Fortuna.
specie di caviale, credo che hai detto tra cavalli e caviali, però ci sta, sì. Mi piaceva anche tra cavalli e caviali. Beh, potrebbe una essere poetica. Potrebbe essere un personaggio misterioso. Sì, a proposito, sì, del personaggio misterioso, tornerà nel secondo tempo, è perché abbiamo una frase unica tutta scomposta, però è facile questa sera, è facile, sì. Quindi all'inizio del secondo tempo restate sintonizzati perché diamo gli indizi del personaggio misterioso, ma ne parleremo dopo perché adesso abbiamo una telefonata. 011 0601 741. Pronto? Pronto, ciao Enrico. Sono Rosa. Ciao, chi sei? Rosa, ciao Rosa. Amore, non ti ricordi? Benvenuta. Io ti ascolto sempre. Io penso a te tutte le puntate. Non ci credo. So che ti piace Lucio Dalla. So che ti piace Buon Gusto. Io vado matta per Buon Gusto, però mi piacciono tutti i cantanti, a me tutte le canzoni. Vado matta. E ti piace Fausto? Sì, Fausto. Leggissimi, puoi solo abbassare un po' il mio ritorno. E io. Ti piace Drupi? Cambiamo. Drupi? Beh, insomma. Vabbè, dai, se puoi fare un'altra. Dopo ti dedico una canzone. È meglio, dai. Va bene, d'accordo. Però basta che lo dici. Grazie, per Rosa. Rosa. Ciao, un abbraccio a tutti e tre. Ciao, amore. Ciao. Ciao, Rosa. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Regia, abbiamo un'altra telefonata in coda? Vedo un tel, probabilmente sì. Aspettiamo che il nostro Enrico in regia ci dia il via o no, perché poi andiamo a cantare una richiesta fatta ieri, sì, piccola e fragile. Ma prima della richiesta io vorrei capire dov'è zia Marta, perché l'ho vista passare anche adesso mentre stavo cantando. Abbiamo una telefonata, pronto? Carissimi, buonasera. Grazie del carissimi. Chi sei e da dove? Io chiamo dalla Calabria, vi seguo già da parecchio tempo. Ho già telefonato una volta che ho parlato col signor Fabrizio. Siete bravissimi, siete gentilissimi e ci fate tanta compagnia. Un abbraccio grande, 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 grande a tutti, perché non c'è una trasmissione che vi contraddice. Io mi chiamo Decimo Giglio, vengo dalla Calabria e ho vissuto 50 anni a Torino. Wow, ma che bello, ma che bello, ma grazie, grazie di cuore per le parole che stai spendendo per noi. Siete bravissime, però dopo 50 anni qualcosa mi lega in Piemonte, è inutile girare la linea. Certo. Certo. Siete bravi, siete grazie, bravi, amico. Siete bravi. Grazie. Vuoi per fare l'amico. Qualche saluto, qualche richiesta? Se mi fai ascoltare quella canzone famosa, Pucciunin, Pucciunin. Aspetta, che quando è così, aspetta, quando così io mi giro prima dal maestro, aspetta, e poi da Branca. Sì. Allora facciamo così: io metto giù la telefonata, sì, e il maestro Enzo Lesino ne fa un pezzettino così improvvisato. Siete grandissimi, ok? Siete grazie, amico. Grazie. Ciao. Buona serata, buon divertimento, grazie. Enzino, hai una responsabilità importante. Qualche nota, eh? Qualche notina. Vabbè, dai, improvvisato così. Tornata la donna, vabbè. Va bene, bravo Enzo, però facciamo così, facciamo così. La prossima ecco, settimana, quando vi vede di nuovo in combo voi due, facciamo bene, ok? Ci Valentina, proviamo, ci dai. Proviamo. Ma cos'è una canzone? Scusate la mia tremenda ignoranza. Ma da dove pensi che arrivi Pucciunin? Scusa. Pucciunin sarà piemontese, d'accordo. Che poi cos'è il Pucciunin? No, è un modo di dire di una ragazza carina. Un Pucciunin? Come dire Ciribiribin. Ah, ok. Però il Pucciunin, io vorrei... Parliamo di ragazze carine. Sì. Magari una volta. Io vorrei qua la zia Marta. Zia Marta! Eh sì! Oh, aspetta che la sento, ma non la vedo. Zia Marta, dove sei? Eh sì, no, ma stasera non vengo in trasmissione. No, aspetta. Perché? Ma spiegami il motivo. Ma allora, intanto mi dia del lei. No, niente, perché praticamente è successo che oggi ho deciso di fare la tinta. Eh beh, ci sta. La faccio anch'io ogni tanto. Poi ho detto, ma sì, dai, diamogli un colpettino di cotonati qua e là. Sì. E non mi è riuscito benissimo. Eh beh, si faccia vedere, dai. No. Ma ormai no, questa è una grande famiglia e anche i nostri amici a casa, anche se ha qualche capello fuori posto, non è poi così un problema. È sicuro?
Ma sì, si faccia vedere, zia Marta. Signore e signori, la zia Marta dovrebbe arrivare in questo istante qui. Oh. Zia Marta versione Marge Simpson. Non so perché. Non so. Sarà lo shampoo. Ma secondo me non è tanto la cotonatura, è la tinta che l'è sbagliata. Ma la tinta tutto sommato va di moda, è il blu quest'anno. È sicura? Sì, è sì, sicura? Sì. È solo che cotona qua, cotona la tira ancora un po' su. Vabbè. Ecco. Vabbè, zia Marta, resti così, resta così tutta la puntata insieme a noi. Ma adesso vedo se... Allora, facciamo così. Arrivano dei messaggi dove dici, zia Marta, come stai bene? Resta così. Allora io mantengo questa... Pucciunum, perché qua di Ning c'è Pucciunum. Se invece dico vai a cambiarti. Stia qua, andiamo a rispondere al telefono. 011 06 01 741, con chi abbiamo il piacere di parlare? Pronto? Ciao Enrico, sono sempre figlia di Alza che ti vuole tanto, tanto, tanto bene. Ciao amica mia, benvenuta. A dirti che sei bellissimo lo sai già, a dirti che sei bravissimo anche. Che bello, grazie, grazie. Grazie per la bellissima canzone di Lucio Dalla che mi hai fatto ascoltare. Mi fa piacere che possa essere entrata nell'anima. L'ho cantata tutta insieme a te, sai? Brava, brava. Adesso, questo adesso poi, ci rende felici. Quando sei tempo che sei così bravo, mi fai sentire, Califano, una chitarra, per amica. Con una voce malandata, canta e vivo la mia libertà. La mia libertà. Eh? Va bene, dai, la imparo bene per la prossima settimana. Tanto io ti ascolto. D'accordo, amica mia. Ti ascolto anche le repliche. Saluto la signorina. Brava, saluto la zia Marta, saluto il signore. Grazie. E adesso grazie. Parlo con l'assessore della manifestazione di Alba per la fiera del tartufo di venire a fare un concerto. Bravissima, bravissima. Ottobre. Grazie, grazie. Alla manifestazione che sono molto stanca. Spero di vederti, fantastico, ti fantastico. Forte come mio figlio. Anch'io. Grazie di cuore. Grazie. Ma che bello, ma che meraviglia. La regia mi ha scritto che sono arrivati tantissimi messaggi. Però regia, se sei d'accordo, facciamo un pezzettino di canzone e poi iniziamo il secondo tempo con i messaggi, anche perché manca poco alla pubblicità. Ha detto che parla con l'ascensore? No, sì. Con l'assessore. Ah, dicevo, ma secondo lei uno può parlare con l'ascensore? Ma infatti mi sembrava, se parla con l'ascensore... L'assessore per fare andare nelle piazze... Sì. Tutto ciò che vedete in TV. Capito. Casa Peiretti nelle piazze, con la zia Marta, sì. E c'è, sì. Con tutti noi. Dove va adesso? Devo cantare una canzone. Sì, lei canti pure. Dove Io va? Volevo presentarle mio cugino. Ah, ecco. Questa sera l'ho portato in trasmissione. Ma con quello ci tolgo la polvere. Mi fa cantare una richiesta che hanno fatto ieri? Oh, un brano di Drupi, è per quello che prima ho sbagliato, confuso le ali con Drupi. E dai. Oggi c'è qualcosa nell'aria di strano. Cantate tutti con noi a casa, dai. Non dai modo di trovarti mai sincera, magari hai voglia e dici no. Quanti bagni mozzafiato insieme poi di sera, vicino vicino a me tremi un po'. Non cercare di negare che stasera, magari se insisto io ti avrò. Tutti! Così piccola e fragile, mi sembri tu e sto sbagliando di più. Così piccola e fragile, sei molto più forte di me. E adesso noi ci fermiamo soltanto per 3 minuti di pubblicità, poi inizia il secondo tempo con gli indizi del giochino, le vostre telefonate per vincere il cappellino e andiamo a leggere tutti i vostri messaggi. Però nella pubblicità approfittatene, continuate a mandarle. Pubblicità.
E allora siete pronti a giocare insieme a noi? Siete pronti? Azionate i criceti, fateli correre veloci perché provate a telefonare 011-06-01-741 a indovinare il personaggio misterioso. Ma come tutti i quiz che si rispettino, Luma con Uyauti, e non è spagnolo, è piemontese. Pardon. Luma con Uyauti, la sigla, quindi vai con la sigla, il personaggio misterioso. E allora andiamo a leggere questa frase poetica da me scritta nel pomeriggio di oggi. Sì. Vai regia. Il suo mondo è teatro, non fu fiore appassito, uso mai il nome dato e si ispirò al principato. La rileggo. Il suo nome è teatro, non fu fiore appassito, uso mai il nome dato e si ispirò al principato. Secondo voi di chi stiamo parlando? Da casa provateci per vincere il cappellino di Casa Peretti. Come fare per provarci? Prendete la cornetta 011 06 01 741. Casa Peretti vi aspetta. Bravo per le rime. Questa la volevo far sempre. Bravo per le rime. Hai visto? Sì, guarda. Sono mica di terza qua, come diremmo su di qua. Mi si fa 1-3-2-4 e fa 1-2-3-4, bravo. Insomma, dai, sul mondo teatro non fu fiore appassito, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Insomma, adesso però, come promesso prima, abbiamo già una telefonata. Ecco. Attenzione, sì signora, abbiamo già una telefonata. Sì. 011-0601-741, chi sarà? Pronto? Sì. Pronto, Peretti? Sì. Buonasera. Sono io. Buonasera. Io sono il consigliere Daneide. Daneide. Volevo sapere con la canzone se l'avete trovata, se l'avete... Pronto? Uomo piange per amore. Sì, l'abbiamo trovata, l'abbiamo anche provata nel pomeriggio. Non è ancora pronta, ma siamo lì, eh? Domani, dopodomani, non più tardi. Ah, vabbè. Vero, Branca? Sì, sì. Ma vogliate, siete piazzate a Luserna San Giovanni? Come sede? Casa mia. Sì. Vabbè, ma la sede di Rete 7. Luserna San Giovanni? La sede di Rete 7 a Torino. Ma casa mia, casa Peretti è a Luserna San Giovanni, sì. Perché io certo ho un nipote che ha una villa sopra lì, come si chiama? Subito dopo Luserna. Torre Pellice, vicino al Vandalino. Ho vinto qualche cosa. Ah, no. Eccolo qua. Vicino al Vandalino, perfetto. Così. Quindi... lì da Luserna sono passato già... 50 volte, diciamo così. E alla 51esima passa a trovarci. Se mi fate se puoi sentire sta canzone, mi fate piacere. Va bene? Certo che sì, domani o dopodomani, vero Vale? Ok. Grazie, buona serata, buon divertimento. Ciao. Tempo soltanto questi 5 secondi per permettere al nostro Enrico in regia questa sera di fare lo switch tra la telefonata di prima e quella di adesso. Pronto? Pronto? Buonasera e benvenuta, chi sei e da dove? Ciao, sono Marina da Vigone, volevo partecipare al gioco. Maria o Marina? Marina. Marina da Vigone, quindi il suo mondo è teatro, non fu fiore appassito, usò mai il nome dato e si ispirò al principato. Chi è? Mi hanno detto Carlo Verdone. Ai. Non è lui, mi dispiace. Mi hanno suggerito sbagliato. Sicuramente. No, scherziamo. Grazie per aver giocato con noi, buona serata, buon divertimento. Ciao. Ciao. E adesso, come promessi prima, arrivano i loro messaggi che hanno mandato al 348-80-42-154. Di ciò ne siamo molto fieri. Ragazzi e gentildame, avete dato a Luserna uno spettacolo a dir poco meraviglioso. Bravi tutti e spiritoso lo spettacolo di Zia Marta, che secondo me è un più da ripetere. Un grande abbraccio a tutti voi e un saluto a mia cugina Carla e suo marito Claudio. Ciao! Grazie, grazie. 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 Oh. Ciao carissimi, è stato davvero
un piacere conoscervi sabato al concerto, bravi tutti, anzi superlativi, da Gabriele Antonio di Brandizzo. Grazie ragazzi, ma ciao. Che bello che è, ma che bel cagnolino. Aspettare di vedere Casa Peiretti è come vedere uno splendido tramonto estivo. Vi voglio bene, Dani. Grazie, Dani. Ma non ci sono parole per questa frase. Ciao, sono Ilaria da Susa, vi seguo tutte le sere, mi piace tantissimo. Mi saluti in diretta perché mio compagno non credeva che ti avesse scritto. Un bacio a te, bel ragazzone. Uela. Ciao, Ilaria. Ciao, Ilaria. E salutiamo anche il compagno che non c'è scritto il nome, però. Ciao, Ilaria. È tutto vero e tutto dal vivo. Buonasera, siete grandissimi. Volevo salutare il mio piccolo Lorenzo e dirgli che gli voglio tanto bene. Beppe da Rivalta di Torino. Ciao, ciao Lorenzo! Ciao, questa sera una richiesta. Se possibile, mi piacerebbe sentire Il tuo mondo. Grazie mille, Elena P. Vediamo se riusciamo a farla, Enzo. Cosa ne dici? Magari nella prossima pubblicità la proviamo. Esatto. Estate sempre più rovente qui a Rivoli. Un abbraccio a te, Enrico, Valentino, Enzo e la zia da Alfonsino e Germano. Grazie. Siamo noi che abbracciamo voi e grazie per esserci tutte le sere di cuore. Grazie. Ciao ragazzi, grazie per le belle serate. Luisa e Fulvio da Torre Pelice. Quante Luise c'erano? Tre o quattro. Tanti auguri, Giancarlo. Un bacione, Enzo, voilà. Nadir, Elisa. Adesso auguri. Poi. Ciao. Devo fargli poi anch'io gli auguri a Giancarlo. Anzi, glieli faccio subito. Auguri Paring, auguri Gianetu. Che bel balcone fiorito. Giancarlo 7.0 ragazzi, 7.0. Casa Peiretti, siete come una zolletta di zucchero, rendete dolce anche una giornata un po' amara. Dovrebbero mettervi come materia di studio a scuola. Luca da Cardano al Campo. Grazie Luca. E forse sarebbe l'unica materia che nella vita avrei studiato, comunque va bene. Ciao Valentina, sempre brava e bella. E che voce! Grazie mille. E che donna, ragazzi! Dal vivo ancora di più. Ecco, questa... Ecco. Bravissima zia Marta, resta così che stai benissimo. Sei meravigliosa. Ciao. Grazie, grazie. Insomma, vabbè dai. Grazie mille. Bravissimi sempre di più, tenete tanta compagnia a gente che come me lavora anche la sera. Grazie, baci, Mochi. Buon lavoro allora. Ciao. Grazie, buon lavoro Mochi. Tanti auguri zio Carlo, Nicolò, Miki e Marco. Auguri zio! Ciao Niki, ciao Nicolò, Marco, Michela, tutti. Ciao a tutti voi di casa... Mi sono emozionato. Ciao a tutti voi di Casa Peiretti, bravissimi come ogni sera. Anna Maria, grazie cara! Ciao, ciao, ciao! Ciao da Ivano, la Dispoli. Bentornato Ivano a seguire Casa Peiretti, grazie! Buonasera signora Marta Simpson. E voilà. In effetti... ci assomigli tanto. Sommato. Zia Marta sfida Lady Gaga, effettivamente, quella del Talbo Marta. Oh, del Talbo Marta, okay. sì, è vero. Allora, voi due stasera, cioè, vi siete iscritti a un corso di lingue straniere? Sì. No, perché stasera avete la lingua che fa un po' slang. Ma perché prima della puntata, ah, ecco. No, Peiretti, no, ci abbiamo dato questo lei. Non diciamolo. Non è assolutamente vero, però prima abbiamo una telefonata, molto bene. 011 0601 741, con chi abbiamo il piacere di parlare, pronto? 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 Buonasera e benvenuta, chi sei e da dove? Mi chiamo Nadia da Luserna. Ciao Nadia, ciao. Dici ciao. Tutto. Secondo me è Massimo Ranieri. Ah, proprio così, vuoi indovinare su due piedi il personaggio misterioso. Andiamo a rivedere l'indizio, il suo mondo è teatro. Non fu fiore appassito, usò mai il nome dato e si ispirò al principato. Spiegami come... Ah, il suo aspetta, mondo teatro, e come mai... teatro, non fu più fiore appassito riguardando penso Rode Rosse, non ha mai usato il suo nome che è Capone e si ispirò al principato di Monaco Ranieri. Sei una meraviglia! Giusto, risposta esatta! Massimo Ranieri, praticamente io oggi ci ho pensato un'ora e in 5 minuti l'hanno indovinato, ma bene così. Mandaci un messaggio al 348 80 40 254 con i tuoi dati e noi siamo lieti di spedirti il cappellino di Casa Peiretti. Grazie! D'accordo, ciao ciao! 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 Ciao. Ma Massimo Ranieri e oggi?
la smetta, smetta. Queste sono informazioni che vanno date, noi siamo seguiti, ma la smetta, vada, vado. Non gliel'ho più detto, vada che dobbiamo che cantare. Non me lo dice, vado da mio cugino Swift. Vada, ecco. A proposito di richieste che potete farci allo 011 0601 741 telefonando oppure via messaggio 348 80 40 254, ieri è arrivata una richiesta molto bella, un brano allegro rivisitato un po' da Giuliano Palma e per la prima volta in un anno la canta Enzo all'Asino. Prima o seconda volta? Sì, l'abbiamo manco provata, l'improvvisiamo così? Non è vero, abbiamo provato un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto, non sto scherzando. L'hai fatto fare una volta sola. Vabbè, vediamo un po' cosa viene fuori. Vai. Aspetta che la vado a cercare. Eccola qui. Dalla voce di Enzo all'Asino, Messico e nuvole. Vai. Lei è bella, lo so, è fessato nel tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò, oh no. Questo è un amore di contrabbando. Star qui seduti a guardare il cielo davanti a me, Messico nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, Messico nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Vai Anzino, pensa all'asino per voi. Intorno a lei la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora, e il mio amore per lei i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore, oh no. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, 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 mentre sa che è già provvisorio amore, che c'è sì ma forse no, oh no. Queste sono situazioni di contrabbando. Si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Messico nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, e voglia di piangere, oh Messico è nuvole, sì, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, e voglia di piangere, oh Messico è nuvole. Basta.
basta ragazzi, basta. La faccia triste dell'America. E basta, e basta. Il vento soffia la sua armonica. Che voglia di piangere. Oh, olè. Mexico. Ancora, basta, non se ne può più. Pubblicità, poi torniamo qui per un terzo tempo che non potete perdere, ma proprio non potete perdere. Messico e nuvole, vado la via. Faccia triste dell'America. Che bellissimo. Ragazzi, ciao. Eccoci qua. Stavano litigando, no, perché, in diretta. No, così, no, perché no. Enzo all'asino mi viene a dire che non vuole il fumo. Proprio lui che del fumo ne fece l'arte. E lui che mi insegnò come mettere il fumo sul palco. Comunque, va bene, non importa. Dedicatissima la nostra amica Elena. Tu mi racconti di te, di un mondo che fu, di un vecchio mondo che ormai non può ritornare. Eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che tu avevi. Dedicatissima ad Elena. Dun 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 dun. Pronto! Abbiamo un amico in linea. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Una super amica in linea. Ciao Gina. Ciao Enrico. Sei l'amore mio. Ma come stai? Bene. Tu sei l'amore mio. Tu sei l'amore mio. Tu. Volevo salutare tu. Enzo e Valentina. Eccolo qua. Ciao. Grazie. Gina. Ciao. Ascoltami Enrico. Siccome che il direttore di qua vuole essere dedicato una canzone. Quale? Come si chiama il direttore? Dario. Vabbè. Dario, salutiamo Dario. La canzone di Celentano. Sì. Pregherò. Vuole Pregherò questa? Di Celentano. Vediamo. Gliela facciamo proprio solo perché è il direttore, eh? Va bene, comunque quando vuoi venire a trovarmi vieni. Volentieri, cerchiamo di organizzare, di sicuro. Bene, grazie Gina, buon divertimento. Ciao, un abbraccio fortissimo. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao carissima. Sono arrivati altri messaggi al 348 80 40 254. Questi qui. Dite a quel puccionin di Valentina che con la sua voce squillante la luna ha bussato anche a Cuneo. Un caro saluto, siete sempre bravissimi, Meo. Ciao Meo, grazie. Ciao Enrico, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mio padrino Giancarlo. Con tanto affetto, Ombretta e Tino. Tanti auguri. Auguri Giancarlo, un saluto a Ombretta e Tino. Questo è il figlio di Dodi. Ciao Enrico Peretti, volevo fare gli auguri, però c'è il numero. C'è il numero, regia, se mi togli il numero 34880. No, aspetta, regia, torniamo sulla foto di prima per cortesia. Vabbè, ciao a tutti, zia Marta, sei bellissima in blu. Problemi tecnici, aspetta, vediamo di riuscire. Ok, ciao a tutti, zia Marta, sei bellissima in blu, azzurro, buona serata, Family Fava, ciao ragazzi. Grazie. E volevo capire perché c'era... Ecco, allora, rifacciamo da capo. Ciao Enrico Peretti, volevo fare gli auguri di buon compleanno. Daniele Battaglia, buona serata a tutti. Antonio Primicelli di Rivalta Torino. Auguri Daniele, il figlio del gran chitarrista dei Pooh. Per di più, un ottimo speaker radiofonico su RTL. Il caldo è arrivato anche al Fries. Un abbraccio, ciao Cristina. Bene, dai, è giusto che sia così. Siete
siete bravi tutti e mi fai tanta compagnia. Ciao da Elena, ciao. Bene. Ciao. Ciao Elena, grazie, ciao. Grazie anche tu a noi. Auguri Giancarlo dalla tua sorellina Mara. Oh, che bello, questi auguri televisivi. Ciao, mi salutate mia sorella Teresa da Varese. Certo, ciao Teresa, ciao, grazie. Varese. Ciao. Ciao Enrico, mi dici qualcosa del tuo paese? Non lo conosco, grazie, ti sei dimenticato De André. No, l'abbiamo fatta, comunque sia, la rifaremo di De André. Luserna è un paese di, abbiamo visto ieri, 8.000 abitanti vicino a Pinerolo. 435 metri sul livello del mare. Accidenti. Il clima è perfetto, si pagano poche tasse, quindi mi raccomando tutti quanti a Luserna. Si pagano poche tasse, qua siamo al Principato di Monaco. Vabbè, io l'ho detto. Mentre Enrico, scusami regia, ma Enzo che lui va avanti. Mentre Enrico, Luciano ed Enzo sono implacabili goleador della simpatia, Alessia e Valentina non andranno mai in fuorigioco con la loro bellezza da restare senza parole. Ciao Luca, grazie. Hai ciao. Capito. Grazie. Ciao ragazzi, volevo ancora farvi complimenti per la bella serata di sabato. Dal vivo siete grandi. Lorella, ciao Lorella. Ciao. Siamo dal vivo anche di sera e dalle 20 alle 21 siamo anche qui dal vivo. Bellissima serata, bravi Maria da Torre Pellice, ciao. Grazie Maria. Sgarbi, scusi, mi dica. Ma vorrei sapere qualcosa di più, no? Non è Sgarbi. Cosa potrebbe ancora dirci su Luserna San Giovanni? Ma non è Sgarbi. Le dico cosa è successo stanotte a Luserna San Giovanni. C'è la mia moglie che stava ridendo nel letto oggi. Ma che caspita, sta proprio contentissima. L'ha fatta ridere anche ieri sera? Ma no, nel senso che bene o male si guardava le vignette di zia Marta. Ci spieghi com'è possibile vedere queste vignette sul web? Bravo Enzo, bravo. Maura, ti adoro. Sì, ho capito, vabbè, ma a parte lei, cioè, spiegaci un attimo, perché veramente ha fatto ridere veramente lei, quindi come lei potrebbero ridere tante altre persone di Luserna e anche di Torino, di Varese. Ma signor Sgarbi, lei non è informato, la zia Marta ha una pagina tutta sua. Cercate la pagina di zia Marta, esatto. Su Facebook, sì. Specifichiamolo, se no vanno a cercare in biblioteca. Su Facebook, pagina. Su Facebook e mi trovate lì. Sì. Esatto, ma non è. Tutte le mie gag. Non è che serve soltanto su Facebook, bene o male. Tu hai fatto delle vignette bellissime che fanno ridere, giusto? Giusto! Ecco. E come è giusto cantare adesso il brano? Vergina. D'acqua. No, ragazzi, mi sembra l'ozone. Io adesso vorrei tornare serio. Sì. Serio, voglio tornare serio, ok, perché abbiamo un mix che abbiamo creato noi. Visto che ieri è stata richiesta i miei giorni felici e riderà, noi facciamo pianoforte voce un unico brano con questi due brani. Un mix. Ok, ragazzi, un mix, esatto. Ci proviamo. Vai, ragazzi, su. Está
sapeva di te. E noi chiudiamo così con gli ultimi messaggi e questo brano qui. Sono Spolverello, il cugino di Spolverina. Bellissima ragazzi, grazie. Ciao, sono Fabio da Luserna, un saluto a tutti. Vale, sei stupenda, grazie Fabiola. Grazie mille. Auguroni da noi tutti, Patrizia, Diego, Silvia e Flavio da Biella. Grazie Patrizia, Diego, Silvia, Flavio, grazie, siete proprio grandi, cuoricino. Grazie Margherita. Che sapore c'è, cantate tutti con noi, dai, ritornar con te. Oh no, no,
baciava le labbra ed io di rabbia morivo già. Ti baciava le labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei. Ti baciava le labbra ed io di rabbia morivo già. Ti baciava le labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei. Vai Enzo! E io voglio ringraziare Enrico in regia, gran bel lavoro, grazie di cuore anche questa sera. Ringraziare Valentina Branca, ormai ciao, sempre, sempre insieme a noi, questa grande famiglia di Casa Peiretti che vede protagonista anche Enzo all'asino. Ciao! E la parte strepitosa, la parte inimitabile, la parte lei non si scrive nulla, entra e fa Alessia Chelucci in Zia Marta. Grazie a tutti voi, se volete rivedere questa puntata alle ore 23.30 vi aspetto domani per un'altra grande puntata di Casa Peiretti. Buonasera a tutti e un grazie con tutto il cuore. Grazie! Ciao! Ciao!